Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Torniamo a parlare di The Sims 4 stagioni con una sorta di video pillole di gameplay, perché a questo punto stanno continuando ad aggiungere delle info e devo davvero stare al passo, quindi cerco di portarvi tutte le novità prima possibile e se continuiamo così mi manderanno alla neuro. Ma oltre alla mia sanità mentale che è stata messa e continua ad essere messa a dura prova da questi sviluppatori e da queste novità, direi che possiamo concentrarci sulle cose nuove che sappiamo. Intanto partiamo da un post che troviamo nel sito ufficiale. E qua ragazzi io vorrei cominciare questo video dicendovi che non lo volevo fare, perché da questo video troviamo dei difetti assurdi di questo The Sims che mi portano a non comprarlo, a non portarlo più sul canale. Ragazzi, mi hanno deluso, è dissing puro e polemica questo video e ora vi spiego il perché. Intanto io reputo queste persone false, con la Z ovviamente, perché ci avevano detto che le allergie non c'erano e però qua leggo il vento sta soffiando, il tasso di polline nell'aria è elevato e gli starnuti procedono a pieno ritmo. Ragazzi, non è un riferimento a chi sta scrivendo, probabilmente ci saranno davvero gli starnuti, saranno forse anche bellissimi da vedere come animazione dei Sim. E a quanto pare il polline c'è ed è primavera e quindi ragazzi mi aspetto le allergie o qualcosa del genere. Quindi sì, sono stati davvero falsi ragazzi, ci hanno tenuto nascosto un contenuto in più ancora più bello di questa espansione, io davvero sto cominciando ad odiarli. Sappiamo poi che quando piove sul serio, ad esempio possiamo morire colpiti da un tuono, sentiamo il plin plin crack crack di un temporale molto bene, che ci dà la possibilità di far mandare i Sim a giocare con le pozzanghere, e questa è davvero una cosa bellissima ragazzi, ora ovviamente torno serio, ma soprattutto il morale della favola è che possiamo metterci a riparo durante le pioggerelline, quindi la dinamica del costruire, addirittura solo del costruire, cambia, perché io posso fare una casetta con un balconcino, probabilmente, e là sotto i Sim sono riparati. Credo funzioni così. Cosa molto molto importante, conviene sempre dare uno sguardo alle condizioni meteorologiche, probabilmente da PC, da telefono o dalla TV, noi possiamo vedere le previsioni meteo un po' come dei Sims 3, ma mi aspetto che siano molto molto più complete, perché metti caso che io voglia, grazie al calendario, fare la festività dove si costruiscono i pupazzi di neve, non guardo le previsioni, metto la data a casa e quel giorno non nevica. Pensate un po' che bella festa. Quindi da quel punto di vista immagino che dobbiamo stare davvero molto attenti alle previsioni, perché se io davvero organizzo, che so, un matrimonio in spiaggia e quel giorno nevica o piove, probabilmente il vestito della sposa risulterebbe tinta merda e non è proprio il massimo. Ma qui ragazzi arriviamo al succo del discorso, al mio dissing, al mio disappunto, perché a quanto pare inizia a far caldo dentro le case dei Sim, addirittura è stato aggiunto il termostato. Questo cosa significa ragazzi? Come ci sta facendo ovviamente capire questo post, possiamo costringere un fidanzato infedele a fare una bella sudata, oppure a fare in modo che tutti i membri della famiglia si stringano l'un l'altro per sopravvivere al freddo. E qua no ragazzi, qua davvero parte la mia polemica personale. Non lamentatevi se vediamo i Sim con le mani alzate che gridano in Sims Leash alto là il sudore. Ragazzi, io vi sto avvisando. Alcuni video fa io vi ho detto di scrivere sotto nei commenti Pray for Portafoglio, ma che stavo pensando ragazzi? Assolutamente no. E mi scuso e mi prendo tutte le responsabilità del caso. E vi dico che in questo video vorrei invece vedere la scritta Pray for Deodorante. Ma di cosa stiamo parlando? Inutile poi che la gente si lamenti che la neve è bassa, non ci sono i pinguini e non c'è il mare. Se uno suda come un maiale, pensate un po' che sicuramente schiatta dentro casa e la neve, cara grazia, se la vede cadere sul quartiere, figurarsi. I pinguini stanno alla larga da uno che puzza di sudore e al mare, come detto prima, non ci possiamo arrivare perché moriamo prima di caldo. Quindi capisco perché certe dinamiche mancano. Ovviamente, ragazzi, tutto questo per dire che volevo dare una sorta di dose di cinismo, ma soprattutto di idiozia a questo video perché mi piace scherzare. Però, ragazzi, quando diciamo regolerà, per voi potrebbe significare qualsiasi cosa. E questa frase, ragazzi, è il fulcro di quello che vi dico da qualche video a questa parte. Loro ci danno un contenuto e sta a noi decidere come usarlo. Anche questa, che pare essere un'idiozia, ragazzi, il sudore, significa che in un negozio, io adesso penso alla mia serie di gameplay di The Sims 4, nel negozio di Pet Shop, se c'è troppo caldo, la gente suda e se ne va, perché là dentro d'estate non ci puoi stare. Se io costruisco un ristorante aperto, in inverno non ci posso andare, o al contrario, posso invece costruire un ristorante che sta all'interno e magari chiamarlo ristorante invernale, ovvero una meta di vacanza dove noi andiamo a mangiare dentro il ristorante
durante l'inverno. Anche questo, ragazzi, contribuisce a dare tantissime dinamiche al gioco, un po' come il calendario, un po' come le stagioni. Pensate davvero a cosa abbiamo fra le mani, ragazzi. Io davvero sono stupito da tutte queste dinamiche. Ci auguriamo che The Sims 4 stagioni e Expansion Pack stia iniziando ad entusiasmarvi. E cosa dobbiamo rispondere a questo, ragazzi? Io davvero non vedo l'ora di averlo sotto le mani. Cioè, pensate davvero anche solo alla dinamica del sudore. Pensate un po' a una palestra che non ha il termostato. Voi entrereste in un posto così? Ragazzi, abbiamo davvero le basi per scatenare una guerra fredda su The Sims 4. Perché davvero io sfido chiunque ad entrare in una palestra dove tutti sono sudati. Ne vedremo delle belle, ragazzi. Preparatevi al nostro certosino gameplay dove vedremo tutta l'espansione per bene, faremo le cose belline. Ma ragazzi, tutte queste cose mi stanno dando una dose di ignoranza da portarvi nel gameplay che la metà basta. Per il momento, ragazzi, le news si fermano così. Se non fosse che c'è in atto un atteggiamento degli sviluppatori che a me personalmente sta facendo molto sorridere in questi giorni. Infatti è fresca la notizia che il Guru Grant non ha escluso la possibilità di darci uno strumento come Crea il Mondo. Pensate, ragazzi, fare i nostri quartieri personalizzati. Che vi dico a fare? Mi sto già immaginando io che costruisco un quartiere personalissimo per il mio gameplay, un qualcosa che non si vede da altre parti, e davvero anche questo contribuisce a rendere il tutto molto molto più bello. Speriamo venga implementato. Ma la cosa che mi fa più ridere, ragazzi, è che, come vi ho detto, ormai la community sta bombardando di domande questi poveri Sim Guru, e l'atteggiamento è sempre lo stesso. Io ho seguito tantissimi tweet e tantissime domande, quella dell'open world, quella del crea un mondo, e la risposta è sempre la stessa. Non lo escludo. Un altro utente ha posto questa domanda: ma degli hotel non ci dite niente? La risposta è stata: ma non lo escludo. Ora sapete cosa penso dei resort, del mio eventuale game pack a tema resort. Probabilmente però, se verrà implementato, spero, non sarà un resort semplice. Probabilmente ci daranno la possibilità, che ne so, si chiamerà game pack hotel e noi possiamo decidere se farli in inverno, in estate, eccetera eccetera. Mi aspetto questa dinamica, speriamo arrivi. Io la prima volta che ho letto questa risposta non lo escludo, ho detto vabbè, sono carini, sono comunque Sim Guru, sappiamo che sono molto attenti alla community, c'è anche un clima di festa, eccetera eccetera, quindi ci sta. Alla seconda volta ho detto, però, per fortuna, continuano a dare speranza, magari c'è dell'entusiasmo, comunque non vogliono deludere, che so, è solo pura cortesia. Alla terza, ragazzi, ho cominciato a pensare che c'era qualcosa sotto. Perché, per farvi capire, se io adesso apro Twitter e twitto nel profilo di un Sim Guru, ma in futuro toglierete i pixel quando un Sim fa la cacca in bagno, probabilmente la risposta sarebbe... non lo escludo. Quindi, da tutto questo, cosa possiamo evincere? Che ci sia un atteggiamento aggressivo-passivo, qualcosa del genere. Cioè, loro dicono sì a tutto, così almeno nessuno li sfracassa i maroni. Ma non credo sia così, ragazzi. Anzi, addirittura credo sia l'esatto opposto. Mi immagino i Sim Guru in una stanza con una poltrona stile Vladislaus che stanno accarezzando un gatto bianco e stanno pensando: poveri stolti, noi abbiamo già preparato tutto quello che volete e non ve lo stiamo dicendo. E questa cosa, ragazzi, è fantastica. Spero sia davvero questo l'atteggiamento dei Sim Guru. Significa che loro sono andati avanti, un po' come il termostato che nessuno si immaginava su stagioni. Quindi in realtà, ragazzi, davvero siamo di fronte a tanti contenuti in arrivo quest'anno. Ma c'è da dire anche, ragazzi, che oggi, che è 30 maggio, significa che fra 9 giorni, 10 giorni avremo l'e-play e io voglio fare un video. Un video dove tiriamo, nel mio caso, le cuoia se continuano a sfornare troppe info, ma scherzi a parte, tiriamo le somme di questo The Sims 4. Perché credo, ragazzi, che ci troviamo in un punto cruciale della saga. Ovvero ci troviamo in un periodo dove potrebbe essere tutto positivo o anche negativo da un certo punto di vista. Per le nuove espansioni, per quello che arriverà, ma tutte queste cose le vedremo in un altro video. Per questo, ragazzi, abbiamo detto già tanto. Ovviamente era scherzoso, ma volevo portarvi appunto le novità come il sudore, come il termostato, come la dinamica che mi avete anche scritto nei commenti. Non l'ho tralasciata, ragazzi, sto solo aspettando di avere più info degli scout. E se ci pensate, ragazzi, io in un certo senso ho già, come dire, bruciato le tappe, perché nel mio gameplay avevo fatto il campus estivo e stavolta con le stagioni e il calendario lo possiamo fare per bene. Quindi vi preparo già, ragazzi, vi faccio uno spoiler. Se nell'anno scorso, quindi nello scorso anno, abbiamo avuto il campus estivo con il nostro ventolino,
Beh ragazzi, quest'anno tornerà e tornerà alla grande questo personaggio che si chiamerà Old Ventolino M-A-A-A. Quindi aspettatevi tanta ignoranza ma tanto gameplay e tante dinamiche nuove per la serie di gameplay. Io sto continuando a leggere tutte le info ragazzi, cerco di informarvi quanto prima e non vedo l'ora ragazzi davvero di capire di più, anche perché vorrei farvi concentrare su una cosa. Nel post della famiglia Climate ci sono stati presentati appunto i Climate e abbiamo parlato di primavera, autunno, estate e fin qua tutto bene. Là sotto, sempre nello stesso post, ci hanno detto che dell'inverno non si poteva dire nulla. E vabbè, ci sta, magari lo faranno in seguito. Questo ultimo post dei termostati, pensate un po' a cosa si riferisce. Primavera, estate e autunno probabilmente. Ma dell'inverno non ci stanno dicendo qualcosa, quindi io mi aspetto qualche cosa strana nell'aria che riguarda l'inverno. Al momento però ragazzi non è dato sapere che cos'è, e visto che il termostato era una dinamica che nessuno aveva pensato, neanche io, e sono molto molto contento di questo perché continuano a stupirmi con cose che neanche la mia immaginazione aveva pensato, devo dire che mi aspetto tantissime cose che davvero sono impreviste e miglioreranno il gioco. Detto ciò ragazzi, non posso fare altro se non darvi l'appuntamento ai prossimi video ricordandovi di lasciare un like, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Trovate come sempre qui il pulsante per iscrivervi agli altri due video, io vi do l'appuntamento ai prossimi e vi dico ciao a tutti!